nuova ospite di Incontri sullo Yoga non è solo un'insegnante, ma una giornalista che ha fuso la sua passione con lo yoga con la professione e ne è nata una rubrica settimanale che parla di yoga su un quotidiano nazionale, pensate un po', Il Messaggero. Artefice di questo piccolo miracolo è Maria Serena Patriarca, che vedo già in attesa, e adesso ci facciamo raccontare la sua storia. Eccoci qua. Buongiorno Serena, benvenuta. Buongiorno Giulia, grazie. Buongiorno anche a tutti i followers di Yoga Festival. Allora, a onor del vero, diciamo che l'artefice di questa iniziativa è stato proprio il direttore del Messaggero, Massimo Martinelli, che io ringrazio con profonda gratitudine yogica, un momento storico molto particolare perché, a settembre dello scorso anno, appunto, ha iniziato la sua vita, questa rubrica settimanale, proprio in un periodo in cui le persone avevano una particolare necessità di riconnettersi forse con il proprio centro, con il proprio equilibrio interiore, visto che tutto intorno a noi mira un po' a stressarci, a sfidarci ogni giorno. Quindi, in questo senso, il direttore del Messaggero, doppiamente ha avuto un'intuizione, secondo me, molto molto Lungimirante, direi. coraggiosa e lungimirante, cioè dedicare questo spazio allo yoga su un quotidiano nazionale e in un momento in cui le persone sicuramente hanno bisogno di notizie come queste, quindi di spunti per poter prendere cura del proprio benessere a ogni livello, non solo fisico, ma anche emozionale, spirituale, della propria anima, appunto, qualcosa di cui non si parla mai, perché spesso sotto la pandemia magari tante persone finiscono dallo psicologo senza, come dire, ricordare che psiche in greco significa anima, quindi in realtà andiamo a cercare qualcosa che cura la mente senza pensare forse alle pratiche che potrebbero aiutarci proprio dal punto di vista spirituale, oltre che corporeo, chiaramente siamo un tutt'uno. Quindi nasce io ho accolto con gioia questo invito del direttore a occuparmi della rubrica, anche in forza appunto della competenza, tra virgolette, yogica che avevo accumulato negli anni con la pratica personale e con l'insegnamento. Quindi si sono uniti due percorsi, è stato anche un cambiamento grande perché poi nel giornale sono nati anche altri spazi mensili dedicati alla salute, alle donne, sempre su intuizione del direttore, quindi c'è stata un po' una metamorfosi che ha fatto sì che queste tematiche di wellness avessero sempre un maggiore spazio. In particolare con lo yoga si è cercato di dare un taglio molto divulgativo, infatti la rubrica si chiama Lo Yoga per Tutti, quindi cercare di avvicinare a questo mondo anche chi magari non ne ha una conoscenza precedente o chi vorrebbe sperimentare da casa, quindi dare degli spunti per quello che può essere l'input da parte dell'online, visto che le palestre e i centri sono chiusi. Senti, una rubrica che è di ben mezza pagina su un quotidiano così importante, e poi che parla di yoga così con competenza e informazione, ma come scegli l'argomento di cui parlare? Beh, diciamo che al di là di quelli che possono essere anche gli spunti che arrivano dalla redazione, in realtà mi baso un pochino su quelle che sono anche le mie conoscenze, quindi spesso osservo anche proprio i programmi dello Yoga Festival, le vostre newsletter, tutte le novità che vengono scattate e cerco di creare un po' un network di suggestioni, di suggerimenti per i lettori. In realtà l'idea è stata quella da settembre ad adesso di affrontare ogni settimana uno stile diverso di yoga, e quindi non so, dall'Anusara Yoga piuttosto che Odaka Yoga, Vinyasa Yoga Flow. E quindi da un lato c'è stato un approfondimento di ogni singola disciplina, dall'altro ci si è anche connessi, laddove ci fossero delle notizie, diciamo, interessanti a livello anche internazionale, a quelle che erano le notizie lanciate anche da testate di grande prestigio, come possono essere il Financial Times piuttosto che il New York Times, quindi commentare un po' le tendenze internazionali. Si è parlato anche, non so, di psicoyoga, quindi di tutte quelle che possono essere le novità che da ora
all'immediato futuro possono avere uno sviluppo, con una particolare attenzione poi a tutto ciò che ruota intorno al mondo dello yoga, quindi l'arte del respiro, il pranayama, piuttosto che i mudra, quindi tutti i piccoli gesti delle mani che possono aiutare anche in qualche modo a indurre certi stati di mentali piuttosto che di rilassamento emotivo. Abbiamo spaziato un po' in tutte le dimensioni, anzi ringrazio anche te per tutti gli spunti che sono arrivati appunto da Yoga Festival, che è un po' il fulcro, no? Che fa il punto dello yoga in Italia e non solo. Sì. Sei nata prima giornalista o prima insegnante? Allora, dunque, io sono nata prima giornalista, nel senso che tra l'altro all'inizio mi occupavo molto di viaggi, di cinema, proprio all'inizio, ai primordi. Allo yoga sono arrivata durante il periodo degli studi universitari, in cui già avevo incominciato a scrivere, anche se poi sono diventata giornalista professionista successivamente. Ecco, proprio nel periodo in cui studiavo ad Amsterdam, la facoltà di studi sociali e antropologia era molto ricca di corsi di yoga, quindi è da lì che io ho unito la mia precedente passione della danza, perché arrivavo da un percorso di anni di studio di danza contemporanea e teatro danza, allo yoga e alla danza orientale, poi specializzandomi soprattutto in chakra yoga e yoga danza, quindi yoga unito anche alla meditazione in movimento e a quella che può essere la pratica anche della meditazione in occasione della luna piena e alcune tecniche abbinate anche alle campane tibetane e al tamburo lappone. Quindi ho unito i miei studi di antropologia alla pratica yogica. Quindi, oltre a scrivere per un quotidiano che deve essere un impegno comunque sostanzioso, hai anche tempo di insegnare Sì, yoga e altre tecniche. io insegno essenzialmente one-to-one perché non avevo la possibilità di prendere in mano, diciamo, un corso proprio per ovvi motivi di tempo, nel senso che comunque la professione giornalistica mi assorbe molto e mi occupo anche di viaggi e quindi ho anche, come dire, fuso la sperimentazione dello yoga outdoor, quindi in natura, il mind tracking. E quindi essenzialmente al di là degli incontri della meditazione della luna piena, che prima del lockdown erano dei momenti collettivi, è molto one to one l'insegnamento, quindi personal yoga trainer ed è un'attività insomma che tengo. Ovviamente non è il mio lavoro fondamentale, principale, perché il giornalismo è davvero come dire, importante come attività, quindi prende tanto della giornata, poi ci sono anche c'è la parte familiare, mio figlio, tutto, sono anche una mamma, devo conciliare tutto. Conciliare tutto è un'arte per noi Sì. donne. Ma i tuoi colleghi giornalisti, che sono sempre un po' scettici su questo genere di argomenti come lo yoga, lo dico per esperienza perché nella mia vita precedente ero giornalista anch'io, come ti vedono, ti leggono, ti commentano, soprattutto i giornalisti maschi che sono sempre un po' in difficoltà a riconoscerti? Diciamo che si dividono un po' in due categorie. Ci sono gli entusiasti che sono coloro che credono molto che il futuro sarà un po' riconnettersi a tutte le discipline olistiche e yoga innanzitutto, che è tra le più antiche in assoluto. E poi ci sono quelli che magari ancora fanno un pochino più di fatica, se possiamo usare questo termine, a entrare nell'ottica yogica. Come dire, è prevedibile. Sicuramente è una cosa che desta molta curiosità, perché nessuno poi si sarebbe mai aspettato tutte queste sfaccettature del mondo dello yoga, quasi come in un caleidoscopio. Quindi solitamente nell'immaginario, almeno di chi non aveva avuto un'esperienza pregressa, lo yoga era semplicemente sedersi nel loto e pronunciare om, e niente di più. In realtà hanno scoperto tutto anche il dinamismo dello yoga, quindi quanto può essere veramente una sfida a tutti i livelli e quanto è una pratica completa, quindi in realtà facendo yoga non avresti bisogno di altro, è una cosa che puoi fare in ogni momento, anche a casa tua, anche da solo, quindi in realtà davvero la chiave di volta. E devo dire che ho avuto molti consensi dai lettori, nel senso che davvero tanti lettori
mi hanno insomma dimostrato che questa rubrica è molto seguita e tra l'altro gli articoli vengono ripresi online da altre rubriche e dopo il Messaggero anche altre testate hanno scelto di dedicare un maggiore spazio allo yoga. Quindi diciamo che questa idea del dottor Martinelli ha fatto un pochino da apripista in questo campo della comunicazione. Ma guarda, sei come una pioniera per il nostro ambiente che è sempre stato considerato, come dire, un po' a parte. Hai una relazione con le scuole di yoga, o meglio, cosa pensi che possa essere il futuro delle scuole di yoga o dell'insegnamento alla luce della scoperta delle lezioni online? Una bella domanda, nel senso che sicuramente, e ho visto anche, diciamo, con la mia esperienza personale, le lezioni in presenza sono un'altra cosa. C'è un altro tipo di rapporto, di impatto, di feeling, di feedback. Chiaro che tra tutte le cose che si possono fare online, sicuramente lo yoga è una di quelle che si può fare meglio. Io penso, per esempio, a mio figlio che faceva un corso di breakdance hip hop, e assolutamente questa cosa online non è possibile, ma non perché tu non possa ballare in casa, ma perché comunque ci sono certe discipline che richiedono anche una particolare attenzione. E invece lo yoga fatto ovviamente nei propri limiti, ovviamente senza sfidare quello che è il nostro corpo e quello che ci dice il nostro corpo, si può fare a casa e quindi anche online. Io mi auguro che però ci possa essere in qualche modo un ritorno a praticarlo così come lo yoga è nato, quindi da allievo a maestro, divisu in presenza financo all'aperto, perché chiaramente è un'altra cosa, cioè tendenzialmente l'online è una divisione, in mettere tecnica, elettromagnetismo laddove non ci dovrebbe essere, quindi una grande chance, ma è un cane che si morde la coda. Io sono e sarò sempre, e magari parlo contro, come dire, la mia categoria, per il rapporto umano e quindi per praticare all'aperto, in presenza. Bene, certo. Anche la Beh, sessualità è un grande aiuto perché tante persone hanno tratto veramente un grande aiuto dalla possibilità di continuare a praticare attraverso i social media, le piattaforme internet. sì, questo è vero, anzi, direi che è stato come una riscoperta dello yoga, magari anche da persone che lo avevano un po' abbandonato. È chiaro che non si può pensare di trasmettere lo yoga unicamente online, però anch'io penso che nel futuro comunque la parte diciamo virtuale sarà comunque presente, perché ti permette anche di raggiungere una platea di allievi molto più ampia. Una cosa che ho scoperto di te è che non solo sei giornalista, professionista e insegnante di yoga, ma sei anche una scrittrice esperta di viaggi. Di cosa parla la tua ultima fatica letteraria? Allora, uscirà il 15 aprile, quindi teniamo, come dire, in prebattesimo questa uscita del mio quarto libro, e tratterà in particolare del Lazio, perché è un po' il figlio del periodo, ahimè, di pandemia in cui ci hanno, come dire, chiuso, se non nelle città, quantomeno nelle regioni. Però, diciamo, da questo evento, tra virgolette, sfidante, insomma, sicuramente non bello, è nata una cosa bella, cioè riscoprire, almeno nel mio caso, la regione del Lazio, che veramente presenta delle sorprese assolute, magari per chi è abituato a vivere solo la città di Roma, che offre tantissimo. Quindi è un libro che affronterà il Lazio in percorsi del cuore, quindi non una guida didascalica, attraverso la natura, i borghi e quelli che sono i luoghi del silenzio che io già affronto nella mia web TV su YouTube, Viaggi e Volti Discovery. Quindi ci sarà il QR code e dalle pagine cartacee ci si potrà collegare online ai video della web TV. Un libro, diciamo, fruibile su più livelli e spero che possa dare
anche un segnale bello di rinascita, no? Rinascita a muoversi, a uscire dalle città, a far capire a qualcuno che non è chiudendo le persone in casa forse, ma magari permettendo loro di andare in natura, i benefici sarebbero molto maggiori a tutti i livelli, anche a livello del sistema immunitario. Ah, sì, certo. Parlerai anche nel libro di posti dove poter fare yoga all'aperto? Sì, certamente, soprattutto nella sezione dedicata alla natura e ai luoghi del mistero, suggerisco delle piccole pratiche di yoga abbinate al forest bathing e alla tree therapy, quindi piccole pratiche di respirazione, magari mantra che si possono fare in determinati punti molto ricchi di energia. Perché è chiaro che laddove insomma passano anche dei cammini importanti nel Lazio, penso alla via Francigena, al cammino di San Benedetto, non sono mai luoghi scelti a caso, sono sempre luoghi dove a livello anche elettromagnetico della terra ci sono delle forti energie, quindi è bello poter praticare e in qualche modo anche ricalibrarsi a contatto proprio con quella che è l'energia della terra, del cielo, insomma, è importante, almeno per come ho la mia visione della vita lo è, poi spero che i lettori abbraccino quest'ottica. Oh, lo faranno sicuramente. Io ti ringrazio Serena del tuo tempo, ti lascio andare perché so che sei impegnatissima, grazie per il contributo che dai allo yoga, speriamo che ci siano altri giornali e quotidiani che inizino a dare spazio alla pratica che amiamo e che si occupino di yoga così come si occupano di altri argomenti, dello sport, della cucina, non so. Speriamo, io dico, sono veramente insomma grata anche alle persone appunto come il nostro direttore che è davvero stato illuminato perché poi queste decisioni devono essere abbracciate a tutti i livelli, quindi non basta un solo giornalista a fare una rubrica e diciamo ci vuole una grande idea, una direzione insomma che abbracci questa filosofia, quindi mi permetto insomma ancora una volta di ringraziare Massimo Martinelli per aver dato il via a questa bellissima rubrica che insomma sono onorata di portare avanti. Ringrazialo anche da parte nostra, anche da parte mia. E grazie per tutti i suggerimenti e gli spunti perché davvero insomma tutto quello, il top dello yoga transita attraverso Yoga Festival, quindi c'è veramente molto a cui attingere. Ti ringrazio molto e spero che ci si possa vedere in futuro per una pratica, speriamo, tra yoga e giornalismo in presenza. Volentieri, magari. Grazie. Okay. A presto, grazie mille. Un saluto a tutti, ciao, a presto.